Un pianeta Terra finto di cartapesta sovrasta i saloni interni in cui si stanno svolgendo i lavori della COP26 di Glasgow. Fuori, dalle città di tutto il pianeta, folle di ambientalisti aspettano vigili e poco fiduciosi le decisioni prese dai cosiddetti grandi della Terra. L'unica notizia del primo giorno di vertice sul clima arriva dal premier dell'inquinatrice india, Narendra Modi, che parte subito col piede sbagliato, dando un'interpretazione tutta sua del metà secolo promesso al G20 per l'obiettivo delle emissioni zero. L'India lo farà nel 2070, dice. Sarà anche per questo che l'attivista Greta Thunberg, da fuori dai palazzi, dice che alla fin fine, come leader, sono più credibili loro. Change is not going to come from inside there. That is not leadership. This is leadership. This is what leadership looks like. L'altro messaggio arriva dall'assenza di Xi Jinping, che di arrestare la corsa al progresso della Cina non ne vuol proprio sapere. E anche Joe Biden fa il suo, con in tasca una promessa di investimento pari a 1,75 trilioni di dollari per la transizione energetica, che a casa sua non verrà approvata. Insomma, c'è chi è preoccupato dall'aumento della temperatura globale e chi da deficit e inflazione, eterni rivali. Il padrone di casa, Boris Johnson, con una giravolta non da poco, parla addirittura di essere a un minuto dall'apocalisse. Mario Draghi sfodera le sue competenze economiche e ragiona sul fatto che se le banche centrali hanno stampato 9 trilioni di dollari per salvare l'economia mondiale dagli effetti della pandemia, si troveranno pure i 500 miliardi necessari a finanziare la transizione, e aggiunge che lo scontro tra le nazioni non serve a nulla, eppure parrebbe la soluzione più semplice, perché di incontro non si può di certo parlare.